qua perché come studenti universitari continuiamo a mobilitarci per chiedere lo stop al genocidio, considerando che la situazione in Palestina sta continuando a peggiorare, considerando la brutale invasione, il brutale bombardamento di Rafah che continuano a produrre migliaia di morti, quindi è ancora più urgente, è ancora più necessario stare qua in piazza a dire che siamo contro questo genocidio, a dire che il nostro governo deve prendere posizione contro il genocidio, a dire che l'Università La Sapienza deve interrompere gli accordi criminali con le università israeliane. Abbiamo voluto in questo modo ricordare ciò che sta accadendo a Gaza da ben quasi 8 mesi. La situazione è molto tragica, gli ultimi eventi, quelli dei 50 civili bruciati vivi, è qualcosa che non si può sopportare, quindi la situazione è molto grave e c'è bisogno di un sostegno ampio, internazionale, per la Palestina, per Gaza. Stiamo chiedendo di boicottare Israele, di sanzionare Israele, di condannare Israele. Israele sembra essere sopra la legge, sopra i patti. Se fosse successo in qualsiasi altro paese sarebbero già stati boicottati a livello internazionale alto da tutti i governi, dalle istituzioni internazionali. Invece l'ONU continua a fare risoluzioni contro Israele, ma da decenni, e Israele non ne rispetta neanche mezza. Eppure, nonostante questo, nessuno continua a sanzionare Israele. Non è possibile. Ma tanto veniamo qua e siamo voci che gridano al vento.